La Xenia Edizioni vi invita all'ascolto di... Benvenuti a questa ottava e ultima puntata per questa prima serie di Computer One. In mia compagnia è il solito Stefano. Ciao a tutti. Detto Joystick. Ancora? Sempre ciao a tutti, il tuo saluto ufficiale per l'Italia. Mitico. Partiamo immediatamente con il primo videogioco della puntata perché ce ne sono tanti. Ecco il primo videogioco della giornata. Ciao. Ma stai telefonando? Vabbè. Ma sei un disgraziato, ma stiamo facendo una trasmissione. Dicevamo, primo videogioco, abbiamo nella prima puntata mostrato il Microcosm per il PC e questa volta lo mostriamo per il CD32. Stanno scorrendo intanto le immagini della dimostrazione, dell'introduzione, perdonami, scusi. Vabbè. E che sono notevoli, effetti grafici e sonori da brivido. Fantastici. Elicotteri che volano e tutto in un'ambientazione stile Blade Runner. E qua adesso? E qua, in questo momento, stiamo per partire... No, siamo arrivati all'interno della sala operatoria dove il presidente di una notissima compagnia informatica che governa, diciamo, tutto il mondo di quell'epoca è stato sottoposto a un'operazione per introdurgli all'interno del suo corpo una specie di astronamena che ha il compito di andare a modificargli certi parametri del suo cervello. Quindi hanno la possibilità, chi gli inserirà questa capsulina, di poter controllare tutte le... Di conseguenza tutto il mondo intero. Esatto, perché lui è il padrone di tutto. Però loro non sanno, i cattivoni, che anche noi... abbiamo una capsulina all'interno del corpo di questo personaggio che ha il compito di andare a distruggere quell'altra e prendere e impossessarsi quindi del cervello del loro... Che fortuna! Ecco, direi a questo punto di passare immediatamente alle immagini, un attimino per caricare il gioco. Azione velocissima, musica, ecco qui. Grande musica, stile disco dance, techno, cattivissima. Ecco qua. Come potete vedere, i fondali sono stati realizzati tutti con tecniche tridimensionali. Sono su destra, visto? Bravo. Mi ricordo ancora nella prima puntata che hai sbagliato tra i tunnel. Ma adesso ho imparato a giocare per corrispondenza. Hai imparato a giocare per... Hai fatto la scuola radioelettra? Ci sono tutti questi globuli rossi, globuli bianchi, le famose piastrine. Si possono scegliere appunto le varie cavità all'interno del corpo per raggiungere, non so, il cervello, la vena femorale. Vedo che non sbaglio un colpo. Questa è la prima fase, abbiamo un radar in basso a sinistra, in alto a destra invece abbiamo gli indicatori delle smart bomb che sarebbero praticamente le... Queste? Esatto, quelle che distruggono tutto. Tutto, tutto, tutto quello che ci viene addosso. Esistono delle fasi in intermezzo come queste, che ci permettono di inserirci all'interno di altre cavità. In questo caso entriamo nel pod bay, che sarebbe l'anello di congiunzione tra tutte le varie parti del corpo. Quindi da qui noi possiamo accedere alle altre, appunto, il cervello, le vene femorali. Esattamente. Adesso vediamo l'approccio, l'attracco. È veramente ben realizzato. È molto diverso anche dalla versione per PC, in quanto la musica è stata curata con maggior dettaglio, anche queste schermate di passaggio, diciamo così, dove noi stiamo camminando all'interno del pod bay per poter salire sull'astronavina che ci permette di andare nelle altre sezioni, giusto? Esattamente. Se sbaglio, dimmi, ricordati che tu puoi... Vado benissimo così. Sei forte. Siamo saliti all'interno della nostra capsulina. Qua adesso possiamo decidere appunto dove andare. La vena cefalica, il cervello, l'emisfero sinistro. Proviamo ad andare di qua. Dove siamo andati? Il cervello? Nel cervello. Come potete vedere esistono anche delle animazioni che scorrono quando il computer ci dà delle informazioni, animazioni bellissime. Partiamo con la nostra capsulina. Ed eccoci arrivati. Il computer che ci sono felice, have a nice day. E adesso cambiamo... Ah, hai preso la tuta spaziale. Tuta. Bellissimo. È da vedere. Siamo quello piccolo, quello meno piccolo.
Adesso dovrebbe farsi vedere, eccolo qua. Eccolo qua. Adesso giochiamo noi, appunto. Siamo però non svegliamo tutti i segreti di questo gioco, perché bisogna lasciare anche chi poi lo acquisterà e ci giocherà il compito di scoprire tutti i vari passaggi. Mandiamo la scheda tecnica per parlare nel dettaglio di questo prodotto. Si chiama Microcosme, prodotto dalla Psygnosis, distribuito da CTO SPA. Il numero di telefono per ulteriori informazioni è 051 75 3133, e viene venduto al prezzo di 149.900 lire nella versione appunto Amiga CD32. Passiamo ora al secondo videogioco della puntata. Eccoci al secondo videogioco per PC di questa puntata, Evasive Action, un gioco di combattimento, duelli aerei che andiamo subito a vedere. Abbiamo la possibilità di selezionare quattro ere, quindi 1917, 42, 95 e il 2000. Il 2000 rotti, quindi noi siamo nello 95. 95. Gli aerei classici quindi sono, mi sembra, degli F-18. E lo sta caricando. E giochiamo contro il computer, perché so che si può giocare o da soli contro il computer oppure o fra due amici o via modem, via seriale. Sì. Siamo sulla... Adesso qua stiamo decollando. Ecco qua. Quindi questo è il nostro decollo. Ci verrà detto dal computer automaticamente di ritirare i carrelli. Ecco fatto. Quindi eseguiamo questa manovra. Ecco, adesso devo andare a cercare il nemico. Che è quello in basso a sinistra. Giusto? Enemy. Esattamente. Stefano sta cercando. Dovrei averlo dietro. Siamo quasi in zona. In basso a destra ci viene indicato la nostra, diciamo, prima missione, che è quella appunto di inquadrare il nemico, e il radar che troviamo sulla sinistra comprende anche una freccettina rossa che ci indica esattamente la direzione del nemico, che eccolo ci qua. È comparso in questo momento nel davanti. Nostro head-up display, che è quello davanti, giusto? Abbiamo accelerato un po', abbiamo qui anche effetti di forza di gravità, quindi se facciamo virate troppo strette perdiamo conoscenza per un tot di secondi. Possiamo sparare col mitra. È bello, questo gioco è consigliabile giocare in due, perché si fanno delle battaglie. Uno contro l'altro, è molto semplice come gioco, cioè non è proprio un vero simulatore di volo con tutti quei parametri, i flaps. No, è più semplice, però non per questo è meno avvincente. No, sicuramente. Siamo a 32 km dall'obiettivo, mi sembra. Qua adesso bisogna accelerare i tempi. Abbiamo in centro, in basso nello schermo, il radar globale, che è quello che ci indica la nostra posizione, quella del nemico. Adesso, anzi no, sono 70 km, 69 adesso, 68. Ci stiamo avvicinando perché i nostri due aerei vanno uno contro l'altro in questo momento. Qua dovrò averlo quasi. Come dicevamo in precedenza, esistono anche altre aeree, quindi possiamo giocare con gli aerei a elica. Questa è la visuale dal nemico. No, questa è la nostra. Ah no, è la nostra, e il nemico ci viene indicato con la scritta rossa, giusto? Sì, esattamente. Questa è la visuale dietro, posteriore. Niente, ritorno alla cabina. È interessante, abbiamo anche appunto viste, 49 km in avvicinamento. Qua bisogna proprio... siamo stati disintegrati. Ale. È incredibile, Stefano è stato disintegrato come la scorsa settimana con Star Trek. E qui vediamo l'aereo che ci viene proposto e abbiamo perso, quindi siamo i perdenti. Niente. Passiamo alla scheda tecnica per parlarvi nel dettaglio di questo videogioco. Si chiama Evasive Action, è prodotto da Mindscape e distribuito da Leader Distribuzione SPA. Il numero di telefono è 0332 874111 e viene venduto al prezzo di 89.900 lire. Passiamo ora al terzo videogioco della puntata. Videogioco della puntata, quindi combattiamo insieme io e Stefano come di consuetudine. Partiamo immediatamente con le schermate di introduzione. Ecco qua. Stefano che seleziona due giocatori. Ecco qua. Io sono quello mezzo pelato, Second Samurai. Io sono quello rosso. È il proseguimento del mitico First Samurai. Questo gioco unisce a interessanti combinazioni come i giochi di piattaforme, quindi dove si va appunto su delle piattaforme, si scende nelle grotte. Unisce anche passaggi segreti, enigmi da dover risolvere per andare avanti nella nostra missione. Non è facile. Ti ringrazio perché mi lasci sempre da solo in momenti difficili.
gli amici. Prendo il coltellino, un po' di pollo e poi una pergamena, un libro che mi dà. C'è da fare la spesa, insomma. Esatto, aspetta che devo scendere. Fai pure con comodo. Eccomi qua. No. Kojak con Shimizu. Ma no, questo mi sa che non possiamo distruggere. Ecco, ah, questo qua è il cattivone finale. Il mi segue. Siamo già arrivati al cattivone di del livello. Ma se non sbaglio, c'erano anche delle mosse segrete. Sì, ci sono dei passaggi segreti anche. Si possono selezionare i coltellini, quindi li abbiamo presi perché non usarli. Intanto Stefano è morto. No, sei te che sei morto, non dire bugie. No, io sono quello pelato, scusa. Dovrò andare da Cesare ragazzi a farmi rimettere i capelli. Ecco che ce l'abbiamo fatta. Ecco qua, la mela, un'altra mela. Una melina, un coltellino. Tu abbiamo puoi prendere un fruttivendolo che ci tira. Sembriamo BB e Bibò. Andiamo insieme. Non bruciare, questo è il messaggio che ci viene. Chiarisci bene, perché io assieme a te non ci vado. Stefano, ti vedo in panne. Sei morto. Sembra, è sembra. Morto l'amico Kojak. Sembra, sembra. È un'illusione ottica. Ecco, aspetta, bisogna qua ritornare qua perché ci sono delle bolle che. Opla. Ecco. Quello disintegrato era Stefano. No, mi sono. Sì, ti sei lasciato andare. C'è un'opzione, no? C'è un'opzione per scomparire, per scomparire di schermo. Sì. Eh? Oh mamma. Quando si salta si va avanti, questo non lo sapevo, è per quello che rischio di cadere sempre. Queste bolle assassine. Beh, comunque diciamo che gli schermi non sono tutti qua, continuano. No, no, vanno cambiano, avanti. Ma di molto, siccome sono tre dischetti, dobbiamo entrare in questa bolla che ci permetterà poi. Corri con me. Corriamo? No, non dobbiamo beccare il fuoco. Ho capito, ho capito. Che dici? Direi che di lasciare magari un po' di suspense sì. Ai nostri amici che vorranno giocare. Intanto stiamo morendo, quindi è il caso di tornare in studio. Mandiamo la scheda tecnica per parlarvi nel dettaglio di questo videogioco. Second Samurai, prodotto da Psygnoid, da CTO SPA. Il numero di telefono è 051 753133. Viene venduto nella versione Amiga 1200 e nella versione Amiga al prezzo di 89.900 lire. A questo punto la prima parte di Computer One è conclusa. Non salutiamo Stefano perché lo rivedremo probabilmente nella seconda parte, se no niente. Ecco. E quindi un attimino di pubblicità, ci rivediamo fra pochissimo. Benvenuti nella seconda parte, l'angolo professionale di Computer One. Abbiamo il piacere di ospitare il signor Antonio Sammartino, che ci parlerà oggi, buonasera innanzitutto, buonasera. Mi scusi, parleremo di una scheda per l'acquisizione video su PC. Quindi non parliamo solo di uno strumento limitato alla visualizzazione dei nostri filmati, ma bensì a una sorta di videoregistratore digitale, mi corregga se sbaglio. Perfetto. Partiamo subito, quali sono le caratteristiche principali di questa scheda? La scheda dal punto di vista hardware consente di acquisire immagini in vari formati, di salvarle in un file in formato AVI, che è lo standard di file digitali su computer. Successivamente è possibile eseguire i playback dei video catturati attraverso questa scheda esclusivamente con il software. Quindi non necessita più l'intervento della scheda, si potrebbe esatto. Anche togliere. Esatto. Quindi eventualmente se noi abbiamo un filmato registrato da noi e vogliamo passarlo a un nostro amico che non ha la scheda, possiamo tranquillamente esatto. Farlo. Infatti i driver vengono distribuiti gratuitamente, trovarli su diverse banche dati, esatto. E mi sembra appunto, mi diceva Vito, sì, è gratis. Gratuitamente da tutte le parti. Inoltre viene anche dato il runtime di video for Windows proprio per poter eseguire il playback senza avere l'hardware. Perfetto, vediamo è subito. Una caratteristica proprio della tecnologia Intel è quella di garantire il playback su qualsiasi PC. Chiaramente più veloce è il processore, meglio renderà quindi esatto. L'acquisizione e la velocità di esecuzione dell'immagine. Esatto. Mi dicevano che col Pentium abbiamo, siccome il Pentium è il processore sì, ormai più grande, è uno standard. Esatto, quindi avremo sicuramente la qualità migliore e una velocizzazione di. Sì, fra le altre cose, fra non molto uscirà una nuova versione dei driver Indeo, in cui è stato migliorato sia la qualità dell'immagine, diciamo il drive in generale è stato migliorato. Perfetto, vediamo qualche esempio. Noi abbiamo una telecamerina posta sul nostro monitor con la quale faremo una piccola acquisizione. Mi è stato dato gentilmente questo microfono
che è collegato. Noi stiamo già acquisendo l'immagine, dobbiamo... No, in questo istante l'immagine viene solo visualizzata. Quindi siamo passanti praticamente. Esatto, a questo punto si può far partire, è possibile definire il frame rate, in questo caso 15 frame per secondo, perché è un processore a secondo, esatto, e abbiamo abilitato la cattura, un tempo limite di 20 secondi. Quindi partiamo. Quando compare una dialog box e ci dice di ok. E sta iniziando a catturare. Esatto. Praticamente tutto quello che so dalla telecamera verrà registrato sull'hard disk, esatto, in un file normale. In un file temporaneo. Insieme il driver acquisisce sia l'immagine video che l'audio. Mi diceva lei che però per quanto riguarda l'audio abbiamo necessità di una scheda sonora che permetta l'acquisizione. Poi esatto, il programma permetterà la sincronizzazione. Esatto, il programma farà automaticamente la sincronizzazione del video con l'audio. Perfetto. Sta intanto registrando. Esatto. Ok. Ha terminato. Già finito. A questo punto bisogna salvare il file, in quanto i file digitali non vengono sì, è un file temporale, quindi bisogna assegnargli un nome. Un nome, esatto. Questo perché non vengono memorizzate, non viene memorizzato il file per intero per quanto riguarda la parte di video e la parte audio, ma vengono suddivisi in tanti pezzettini in modo da ridurre, da ottimizzare i movimenti della testina della disco. Perfetto, per rendere più veloce. Esatto. Adesso so che noi, grazie a questa tecnologia, abbiamo la possibilità di importare i nostri documenti direttamente il filmato. Esatto. Un tempo potevamo importare, non so, le immagini, i grafici, qui addirittura possiamo importare il filmato intero. Esatto, è possibile inviare un documento a un nostro amico, aggiungere oltre al testo il video che descrive ulteriormente. Possiamo vedere rapidamente un'applicazione? Sì, insieme alla scheda viene dato del corredo tre pacchetti applicativi che sì, sono Video for Windows, che è l'estensione multimediale di Windows indispensabile per realizzare digital video su un personal computer. L'installazione della scheda Intel Smart Video Recorder fornisce a Windows l'hardware e i driver necessari per la cattura di una sequenza video. Poi abbiamo Media Blitz e Encoder, che sono due applicativi della Symmetric che consentono di creare dei videoclip che è possibile successivamente utilizzare nelle più diverse applicazioni. Perfetto. Ad esempio è possibile usare Compel, che è per creare una presentazione multimediale di tipo interattiva. In questo modo noi andiamo ad associare ad una slide, in una finestra il nostro filmato, esatto, che verrà visualizzato all'interno della nostra finestrella, esatto, per meglio capire un attimino. Ecco, infatti lo stiamo vedendo in questo momento, questo è clean, oppure in una ridotto finestra. Possiamo anche farlo partire, quindi tutto il playback eccetera, esatto, eccetera, giusto? Esatto. Adesso un attimo solo che sì, vuole un attimino di siamo tempo purtroppo in chiusura. Comunque credo che siamo riusciti a far vedere comunque le cose principali di questa scheda magnifica. Manderei a questo punto la scheda tecnica per parlarvi nel dettaglio di questo prodotto. Si chiama Intel Smart Video Recorder, è prodotta dalla Intel, viene venduta al prezzo di 1.100.000 più IVA. A questo punto non mi resta altro che salutare il signor Antonio San Martino, consulente Intel, che ci è venuto a trovare con la speranza di poterci rivedere magari nelle prossime puntate. La ringrazio e buonasera, ci buonasera, vediamo fra poco. Eccoci tornati, conclusione di Computer One, conclusione della stagione del software dei videogiochi, e chi meglio di un redattore di una rivista importante come The Games Machine, tal Stefano Giorgi, poteva farci una classifica. Benvenuto, ciao innanzitutto. Ciao a tutti. Ci fai questa classifica di quest'anno di videogiochi, diciamo? Sì, innanzitutto due parole per dire che questa classifica l'abbiamo stilata in base alle votazioni che i lettori della nostra rivista hanno lasciato alla BBS Ultimo Impero, quindi bene o male una classifica full di abbiamo popolo. Abbiamo dei dati dire, appunto reali. Esatto. Partiamo immediatamente. Sì. Dunque, per computer Amiga al nono posto abbiamo Mortal Kombat, un picchiaduro classicissimo che spopola nelle sale giochi, su console un pochino ovunque, anche grazie a una certa danza e ai personaggi digitalizzati che insomma hanno ottenuto parecchio successo.
Ottavo posto per Flashback, un classico platform della Delphin, veramente bellissimo come animazioni, fluidissime, un personaggio che può fare una grande varietà di azioni, al contrario dei soliti personaggi del platform che possono soltanto saltare e sparare. Giocabilissimo, veramente fantastico. Settimo posto, Primal Fantasy. I flipper sembravano destinati all'estinzione proprio a causa dei videogiochi, invece eccoli tornare, i videogiochi in massa anche. Primal Fantasy è sicuramente uno dei migliori nel campo. Sesto posto per Goal, ennesimo gioco del calcio. Classico, diciamo. Classicissimo, con un'unica particolarità. Dino Dini, autore della serie Kick-Off, sta al suo mestiere, l'ho dimostrato un'altra volta. Syndicate, gioco molto interessante della Bullfrog. Siete a capo di un sindacato malavitoso che cerca di diventare padrone di mondo, niente meno. È molto interessante, intrigante, non esattamente educativo, ma molto divertente, veramente. Sicuramente. Quarto posto, Formula One Grand Prix, vecchiotto però continua a resistere, è veramente una simulazione di Formula 1 la migliore probabilmente sul mercato, anche per PC. Terzo posto, Dune 2. Avventura, diciamo. No, Wargame, un Wargame molto interessante tra l'altro, un ottimo bilanciamento tra strategie e azioni, ispirato a una saga di fantascienza famosissima. Classica, che c'era anche un film. Imperdevole per l'appassionato. Secondo posto, Super Frog, che dire, anche questo classicissimo, un platform ma realizzato dannatamente bene. Dai, Team 17 poi bisogna dire. Anche qui. Non primo c'è posto per Amiga. Cannon Fodder. Mitico. La guerra non è mai stata così divertente, come dice anche nello slogan. Passiamo, sì scusami, abbiamo del tempo, abbiamo un tempo limitato, passiamo immediatamente alla classifica per PC dopo aver sentito il numero 1 per Amiga. Ovvero passiamo al numero 9 per PC. Esattamente. Tre Commander CD, nella versione CD sono state aggiunte un pochino di cose tipo parlato, un'introduzione animata, missioni aggiuntive, veramente molto molto bellino. Ottavo posto Syndicate, ne abbiamo appena parlato prima. Sembra superfluo. Monkey Island 2, un vero mito per tutti gli avventurieri che abbiano giocato una qualsiasi avventura. È una dimostrazione che l'umorismo è sicuramente la componente vincente nelle avventure grafiche su computer. Primal Fantasy, di nuovo lui, come mitico vedete, flipper. Imperversa. Quinto posto per Rebel Assault, probabilmente il miglior gioco che si è visto su CD-ROM fino ad adesso. Ispirato alla saga di Guerre Stellari, è una vera meraviglia grafica, piena di animazioni, veramente molto molto bella da vedere. Quarto posto, a proposito di avventure grafiche umoristiche, anche questo è Lucas, è il seguito ideale di Manic Mansion, un vero mito per chiunque abbia giocato negli anni scorsi alle avventure grafiche. Tra l'altro è stato anche incluso come sottogioco in Days of the Tentacle. Ah! Bellissimo. Terzo posto, X-Wing, uno dei miei simulatori preferiti, sinceramente. Che è esattamente la saga di Guerre Stellari, esatto, vista nella versione simulazione. Simulazione di volo poligonale, un pilota, e, imperdibile per gli appassionati di Star Wars, ma anche per tutti gli altri. Secondo posto, Formula 1 Grand Prix, di nuovo lui. Che non cede clamorosamente, anche colossi come IndyCar Racing non riescono a scalfire. Non sono riusciti assolutamente. E primo posto. A furor di popolo bisogna aggiungere, perché veramente le percentuali parlano da sole. Ha assolutamente stracciato qualsiasi avversario, Doom della ID Software per PC. Un gioco dal concetto semplicissimo, va in giro e spari, spari, con spari. Tutte le armi, fucili, cannoni. Però è terribilmente integrante, coinvolgente, molto d'atmosfera e adrenalinico. E illimitato, bisogna anche dire. Puoi giocarci mesi e mesi. Ringrazio Stefano Giorgi, redattore di The Games Machine. Speriamo di rivederti nelle prossime puntate. Ci vediamo fra pochissimo. Eccoci tornati in studio con Stefano. Questa volta ci sono anch'io. Dobbiamo chiudere, è finita la trasmissione, ci credo che sei anche tu. Peccato. La sera è finita. Dobbiamo partire con i ringraziamenti. Io leggo perché sono tantissime le persone. Innanzitutto l'Atena Informatica e Intel, che ci hanno fornito i computer 486 66 MHz nella versione multimediale che stiamo vedendo adesso, Pentium 66 MHz in versione mini tower e i loro monitor stupendi Samsung. La Commodore italiana che ci ha fornito il CD32, l'Amiga 1200 e l'Amiga 4000. Leader e CTO ci hanno fornito tutti i videogiochi che vi abbiamo presentato nel corso di queste puntate. Formanova che ha curato l'arredamento, e ringraziamo gli ospiti intervenuti nel corso delle 8 puntate di Computer One, quindi Ascanio Orlandini della Ede, Luca Spada della DB Line, Leonardo Mincuzzi, ingegner Chiabrando, il signor San Martino della Intel, Giuseppe Turri della Apple Computer, Stefano Reato della SHS Multimedia e Stefano Giorgi della Xenia Edizioni. Ci ha permesso la realizzazione. Chi ha permesso, pardon, la realizzazione di... Si sbaglia sempre anche l'ultima puntata di questo programma. Signor Renzo Pesci, Raffaele Litro di Antenna 3, signor Roberto Ferri, Xenia Edizioni, buonasera.
Sandro Franchini, Giovanna, regia video, audio, i cameraman e gli addetti al montaggio e tutte le persone che ci hanno sopportato in questi due mesi di Computer One. Siamo arrivati in chiusura, per l'ultima volta vi rammento di andare in edicola se volete le informazioni per quanto riguarda tutti i videogiochi in generale, quindi The Games Machine, la rivista di tutti i videogiochi. Aiutami Stefano che mi crolla tutta l'impalcatura. PC Action per il mondo PC e professionale. CD Magazine, arrivato al numero 3, la nuova rivista di CD, audio, CDI, CD, 32, 3DO, eccetera, eccetera. Qua. E Console Mania per tutte le console. E beh, finita. Che dire ragazzi, è finita. Per questa prima ondata, diciamo così, di Computer One abbiamo finito le puntate. Ci rivedremo sicuramente prossimamente, non si sa quando, non si sa dove. Max vi saluta in compagnia di Stefano. Ciao. Saluto. Ciao ragazzi, come dici sempre tu. Arrivederci all'anno prossimo, chissà quando. Ciao a tutti.